Stiamo tornando il giorno dopo aver installato la trappola all'interno di un essiccatoio di cereali al fine di vedere se sono state effettuate delle catture. Potete vedere l'ambiente, diciamo, definito in questi casi severo, date le infestazioni di ratti, sia di fogna che ratto nero presenti. Sulla nostra sinistra possiamo vedere la trappola posizionata e anche possiamo vedere dal contatore che sono state effettuate tre catture. Passo la macchina al collega e procedo all'apertura. Ora procediamo a riposizionare l'esca all'interno della tramoggia. Aggiungiamo semi di girasole e anche del grasso di maiale. Sulle rampe in modo da aumentare l'attrazione sui ratti.